E allora, ancora più attesa per l'esame del decreto Cura Italia da parte del professor Valerio Malvezzi, che torna in collegamento con noi. Professore, eccoci. Eccomi qua. Eccoci, quindi insomma la prima parte già bocciata, appunto, perché dice comunque per quanto riguarda gli adempimenti fiscali si tratta veramente di briciole, anzi meno che briciole, no? E altre cose tipo sospensione dei mutui, finanziamenti, cose... Allora, una delle cose che vorrei capire è la disparità di trattamento. Cioè la cosa eclatante è che tutti i liberi professionisti iscritti a una cassa di previdenza, quindi parlo per esempio agli amici commercialisti, non hanno niente. Cioè non possono, attenzione, nemmeno sospendere il mutuo di cui tu mi stai chiedendo. A meno che, attenzione, non fanno un'autocertificazione, che vuol dire è una dichiarazione che comporta il penale in caso di mendaci dichiarazioni, che ci sia stato un calo del 33% del fatturato del 21 febbraio alla data della domanda rispetto all'ultimo trimestre del 2019, cioè in poche parole è inutilizzabile. Ma ci sono altre chicche. C'è una brillantissima idea di credito d'imposta del 60% dell'ammontare del canone di locazione. Peccato che gli imprenditori non hanno un cazzo di soldi per pagarlo, quel cazzo di canone. Abbiamo messo i 600 euro per un mese per professionisti e lavoratori iscritti a gestione separata dell'INPS, ma questo non vale per le partite IVA, per gli iscritti a altre forme di iscrizione previdenziale obbligatoria, tipo INPS commercianti artigiani. Hanno previsto l'aumento del fondo di garanzia, articolo 49, che è stato potenziato. Ma chi cazzo investe con l'Italia bloccata? Hanno previsto, oltretutto, che ci siano state proroghe per gli imprenditori di 2 mesi. Ma sapete che proroghe si è presa la pubblica amministrazione, cioè l'Agenzia dello Stato, le delle entrate? 2 anni. 2 anni per verificare la decadenza del termine di prescrizione. Quindi tu imprenditore hai una proroga di 2 mesi per i tuoi problemi. Io, se ho delle difficoltà, mi prendo 2 anni. Ritorno a dire quello che dicevo prima. Bisogna smetterla di massacrare la gente perché lo Stato è impunibile. Siamo in democrazia o non siamo più in democrazia? E infine, rinviare delle rate, lo dice uno che, ripeto, io di mestiere faccio questo, insegno la pianificazione finanziaria. Non ha senso spostare sic et simpliciter delle rate finanziarie di mutui di leasing di 3, 4, 5, 6 mesi se in quei mesi intercorrenti tu non hai flussi di cassa positivi. Non voglio fare un discorso tecnico, queste cose poi magari le spiego in lezioni gratuite se l'editore di Radio Radio mi permetterà di regalare queste cose ai commercialisti quando vorranno sentire delle lezioni. Ma capisce anche un bambino che se non ho flussi di cassa cosa mi serve spostare delle rate? E qui bisogna capire perché noi stiamo facendo questo, perché giustamente Fabio prima faceva, non so se è ancora in collegamento. Sì, sì, sono qui Valerio, eccomi. Fabio faceva eccomi. Un'osservazione molto saggia, cioè diceva, ma alla fine, ma perché stanno facendo questi trucchi? Cioè, stanno facendo di fare, ma in realtà non stanno facendo niente. Perché prendono in giro la gente? Semplice, perché noi ci siamo legati mani e piedi e non vogliamo dire la verità. La verità è che la banca centrale può creare i soldi dal nulla illimitatamente, cose che io dico da anni, ma dato che non vogliono dire sta roba, perché se la gente lo capisse franerebbe in 3 secondi l'Unione Europea, devono impedire che si esca dall'Unione Europea. Cioè, voglio essere molto chiaro oggi, vogliono impedire l'Italexit, si chiama Italexit. E come fanno? Molto semplice, il ministro Gualtieri va e dice, propone, è uscito sui giornali, di utilizzare il MES per diciamo intervenire sul coronavirus. Anche qui su Twitter io fui profetico, ma di nuovo non è che ci voleva Pico della Mirandola per capire che prima o poi avrebbero utilizzato il MES per, cioè avrebbero utilizzato il coronavirus per fare passare il MES. Quindi al di fuori del Parlamento, al di fuori, o perlomeno io dico, se c'è qualche parlamentare in ascolto, ma la volete fare una cazzo di interrogazione parlamentare per sapere se il ministro Gualtieri è andato là con un'autorizzazione di una Repubblica che mi risulta ancora una Repubblica parlamentare? Cioè, c'era un'indicazione della maggioranza precisa di andare a chiedere queste cose o è un'iniziativa del governo? Siamo ancora in una Repubblica parlamentare oppure no? Queste sono le domande profonde. Perché lui ha chiesto l'intervento del MES di fatto col Parlamento chiuso? Ha fatto delle comunicazioni al Parlamento? Dopodiché il direttore generale del MES, che è un tedesco, gli ha risposto picche. E
per fortuna è andata così, dopo vi spiego anche il perché. Ma perché lui ha fatto questa mossa? Perché Gualtieri ha fatto questa mossa? Semplice, perché la gente deve capire il nocciolo della questione. Se io faccio intervenire il MES in caso di euro exit, quindi in caso di tal exit dall'euro, il debito italiano non sarebbe più per quella parte ridenominabile in lire, cioè in poche parole è un'operazione che serve ad impedire l'Italia exit. Prima ragione. Seconda ragione, perché se io faccio intervenire il MES diventa, come se fosse una procedura concorsuale, un creditore privilegiato. Tutti gli ascoltatori sanno che quando c'è una liquidazione, un fallimento, ci sono creditori chirografi, che quindi prenderanno i soldi a babbo morto, e creditori privilegiati che vanno pagati sull'unghia. Se noi ci indebitassimo col MES, noi dovremmo immediatamente, qualora noi avessimo una crisi da debito sovrano, saremmo con le mani legate. Quindi la gente deve capire che questo governo sta cercando, nei giorni del coronavirus, di fare passare il MES. Perché? Perché vuole mettere le mani avanti, bloccarci, blindarci e impedire qualsiasi logica di uscita da questa Unione Europea. E il mondo politico la deve smettere, lo dico a tutti, da destra a sinistra, di essere vaghi su questa cosa, facciamo le riforme, riformiamo dal di dentro. Qui bisogna capire se si vuole andare in una direzione o vogliamo continuare a fare i pennicelli caldi. In pratica, se noi facciamo una richiesta a un fondo salva stati, è come tatuarci sulla faccia che siamo degli appestati. Inoltre faccio notare che questo fondo salva stati, aperta parentesi, che è un fondo salvabanche prevalentemente estere, chiusa parentesi, da chi è finanziato? Da noi, dagli stati. Quindi la follia è che stiamo facendo credere alla gente che questi ci salvano, quando in realtà noi stiamo prendendo i nostri soldi per darli ad un soggetto terzo che poi ce li ridarà a noi. Sulla base di quale ragionamento? Probabilmente il ministro Gualtieri pensa che un rating ponderato di tutti i paesi europei sia migliore del rating italiano. Cioè lui pensa veramente che noi potremmo legarci mani a piedi con la troica, dopodiché pensare che siamo solo noi che prendiamo i soldi e gli altri sono contenti di darli all'Italia. A strozzo, chiusa parentesi. Per fortuna che il direttore generale ha detto di no e ha detto delle cose che noi diciamo da anni, cioè che il MES è sprovvisto di strumenti adeguati, cioè non possono fare miliardi in un mese come sarebbe l'intervento della Banca Centrale. Quindi, in poche parole, il MES, se non serve, è dannoso. Se serve, è inutile. Ma soprattutto io mi chiedo, ma voi pensate che Trump debba avere il controllo di un fondo salva stati? Ma pensate che il Giappone abbia bisogno di un fondo salva stati? La verità è un'altra, che fanno dei decreti vergognosi come quello che ho appena commentato prima, che serve solo a prendere in giro la povera gente che sta perdendo lavoro, fatturato, aziende, imprese, utile, un disastro. Perché? Perché non vogliono dire le cose come stanno, e cioè che in un caso di questo genere c'è un unico soggetto che ferma gli spread, li fa salire o li fa scendere, e tutti i cittadini hanno capito, dopo l'uscita della Lagarde, che si chiama Banca Centrale, la quale, cliccando un bottone, potrebbe creare denaro dal nulla. Qual è la verità? È che ci fanno vivere da decenni in un film di fantascienza, ricordate Mad Max, quei film in cui chi controlla l'umanità in un mondo apocalittico al controllo dell'acqua? Ecco, quei film di fantascienza raccontano la verità, solo che l'acqua, che si fa credere alla gente che sia una risorsa scarsa, come se fosse coltivata con i nanetti sotto la BCE che producono nelle miniere i lingotti d'oro, in realtà l'acqua c'è, basta cliccare un bottone. E naturalmente adesso sentirò quelli che diranno: ecco, così facciamo l'Argentina, andiamo in default, facciamo crescere il debito pubblico. O imbecilli o diversamente intelligenti, per essere politicamente corretto. Cari coglioni, noi abbiamo la gente che muore negli ospedali, abbiamo la gente a casa che non fattura, avremo un rischio sociale enorme, avremo la gente tra le piazze e voi vi preoccupate dell'inflazione con la gente disoccupata che avremo. Qui quello che non vogliono dire è la verità, e cioè che la Germania sta truccando i conti. Perché? Che cosa abbiamo? Abbiamo la Germania mette 550 miliardi, l'Inghilterra 430 miliardi, la Francia 350 miliardi, la Spagna 200 miliardi e noi mettiamo la canzone di Bella Ciao. Questo è quello che sta succedendo. E perché lo stiamo facendo? Perché noi abbiamo una roba che si chiama medio credito centrale, loro hanno una roba che si chiama KfW.
Allora, quelli che, l'annuncio che è stato dato, la gente mi continua a scrivere, chiedere, adesso rispondo qui pubblicamente a domande che ricevo ogni giorno. Perché noi non possiamo fare come la Germania? Semplice, perché noi abbiamo avuto una classe politica che si è fatta mettere sotto scacco. I tedeschi hanno fatto quello che volevano in Unione Europea, noi no. La KfW, che è quella banca citata nell'annuncio delle misure straordinarie per 550 miliardi, è una banca pubblica come il nostro Mediocredito Centrale. La differenza fondamentale è che la KfW è esentata dai requisiti di capitale e dalle regole dell'unione bancaria, che si chiamano con varie sigle tipo BRRD eccetera eccetera, non entro nel tecnico, mentre il Mediocredito Centrale non è esentato. Quindi l'Italia non chiese mai in tutti questi anni, andando sempre in ginocchio a fare carriere politiche a Bruxelles, a fare carriere politiche a Berlino, non ha mai chiesto quello che chiedevano i tedeschi, nemmeno quando nel maggio del 2018 furono esentate 13 banche tedesche, altre 13 banche tedesche sono state esentate dal controllo della vigilanza sui conti pubblici. Quindi noi abbiamo, quando mi dicono il debito pubblico, la verità è che già Tremonti nel 2011 diceva che voleva fare il Mediocredito Centrale come una banca pubblica sul modello della KfW, e oltretutto quel governo di allora, parlo del 2011, era contrario al pareggio di bilancio. Quindi quando 7 anni dopo, nel 2018, le 13 banche tedesche ottengono l'esenzione dalle direttive UE, l'esenzione dagli obblighi di patrimonializzazione, loro possono fare diversamente dagli italiani, è perché nel febbraio 2011 si vadano a documentare gli ascoltatori. Lui, Tremonti, voleva copiare la Germania, che era riuscita ad ottenere da Bruxelles il permesso di fatto di fare che cosa? Si chiamano aiuti di Stato. Tremonti pensava di fare la stessa cosa con la Cassa Depositi e Prestiti. Adesso capite perché è caduto il governo Berlusconi, capite perché il Sole 24 Ore 6 mesi dopo faceva fate presto, perché hanno fatto un colpo di Stato in Italia, perché volevano evitare che noi potessimo fare le stesse cose, porco cane, che hanno fatto i tedeschi. E queste cose la gente le deve sapere, perché la verità è che sostanzialmente queste due banche, la KfW e la CDP, la Cassa Depositi e Prestiti, sono apparentemente la stessa cosa. La prima, quella tedesca, la Banca per la Ricostruzione Postbellica, entrambe sono banche pubbliche. La Cassa Depositi e Prestiti è circa l'80% del Ministero Economia e Finanze, circa il 18,50% di fondazioni, circa l'1,5% di azioni proprie. La KfW sono circa l'80% del governo federale e il 20% dei lender, cioè delle loro equivalenti regioni. Tutte e due si indebitano mettendo dei titoli, cioè delle obbligazioni, tutte e due a garanzia statale. Allora uno direbbe, vabbè, se loro mettono 500 milioni le mettiamo anche noi. No, perché? Perché la KfW è una banca pubblica, ma i suoi debiti per la contabilità tedesca non sono debito pubblico. Ma di che cosa parliamo? Cioè la Cassa Depositi e Prestiti raccoglie ogni anno circa 320 miliardi, la KfW circa 500 miliardi, guardate anche i numeri che non sono casuali con le dichiarazioni di questi giorni. Solo che loro concedono prestiti alle PMI e controllano delle ingenti quote di società che sono colossi, come la Deutsche Post, la Deutsche Telekom e via discorrendo. Quindi la differenza qual è? La differenza è che i 300 miliardi di debito contratto dalla Cassa Depositi e Prestiti con garanzia dello Stato italiano vanno nel debito pubblico italiano, i 500 miliardi raccolti con le stesse identiche modalità dai tedeschi non vanno nel debito pubblico tedesco. Perché? La gente lo deve sapere queste cose, per una merda di regola contabile dello Stato tedesco che esclude dal debito pubblico quelle società pubbliche che si finanziano con garanzia pubblica, che però abbiano più del 50% dei ricavi di mercato. È un trucco. Sapete perché è un trucco? Perché la vigilanza non è della Deutsche Bank, della Bundesbank, che è la banca centrale tedesca, ma del loro Ministero delle Finanze, e quindi i loro tassi sono una diretta conseguenza dei Bund tedeschi, e se avessero teoricamente dei problemi a intervenire, chi intervirebbe? La Germania, cioè lo Stato tedesco. Quindi a tutti gli effetti è un trucco contabile con il quale i tedeschi sono nell'Unione Europea ma non rispettano le regole dell'Unione Europea. Quindi noi siamo brutti, baffi neri, mandolino, debito alto, spread, per rispondere alla domanda che mi faceva prima il conduttore. Loro hanno 500 miliardi che sono grosso modo un quarto, diciamo, del loro 2000 miliardi di debito pubblico tedesco. Allora, il debito pubblico tedesco, se noi facessimo i conti come il debito pubblico italiano, non sarebbe al 78% del rapporto sul PIL, ma al 97% rotti.
quindi sarebbe vicino al 100%, che certo è molto lontano dal 132% italiano, ma non è quello che raccontano. Ma non lo potevamo fare anche noi questo trucco contabile? Certo che sì. Infatti state capendo che è tutto un trucco, che è tutta politica, che è tutta una presa per il culo. Certo che lo potevamo fare anche noi, ma avremmo avuto bisogno di una classe politica. Di qualcuno che lo sapeva fare, che avrebbe dovuto saperlo fare. No, non che lo sapeva fare, che aveva il coraggio. Sì, vabbè, è chiaro che il coraggio, certo. No, perché poi alla fine, come sappiamo, i tecnici, per esempio, del Ministero dell'Economia, una cosa sono i politici, ma i tecnici sono preparatissimi, sono bravissimi, quindi volendo lo saprebbero fare. L'importante è che poi il politico, il ministro, dia l'ok all'implementazione di questo tipo di trucco contabile. Ecco, io vorrei che le persone che ci stanno ascoltando in diretta, oggi è 18 marzo, sono le 11.57, segnassero questa data e ascoltassero quello che sta dicendo il professor Malvezzi, perché è fondamentale ed è importante. E le persone che ci stanno riascoltando on demand sui nostri siti, quindi con l'ufficiale radioradio.it, piuttosto che il canale video YouTube, Radio Radio TV e tutti gli altri canali che servono comunque a diffondere anche dopo, successivamente, on demand, quello che stiamo dicendo, segnatelo, condividetelo, fatelo vostro, ricordate quello che sta dicendo il professor Malvezzi, quello che stiamo dicendo, perché di qui a qualche settimana, a qualche mese, a qualche anno accadranno delle cose, quindi qualcuno dovrà andare a risentire quello che è stato detto, perché dice, ma porca miseria, ma allora era vero. Ecco, diciamo una cosa, Valerio, scusami, qui è stata fatta una scelta politica. E la domanda è, ma l'Italia poteva permettersi questa scelta? Cioè, noi abbiamo un'emergenza sanitaria, c'è un'epidemia, una pandemia, chiamatela come vi pare, la semantica conta poco a questo punto, c'è qualcosa che sta accadendo. Ora questo qualcosa, c'è chi dice che è grave, chi dice che è meno grave, chi dice che invece bisognerebbe immunizzarsi, ci sono varie correnti scientifiche, tutte ugualmente valide perché provengono da persone che hanno medesimi titoli scientifici per poter parlare. Ci sono paesi che stanno facendo delle scelte diverse dall'Italia. L'Italia ha fatto la scelta del sacrificare totalmente l'economia, cioè sacrificare le generazioni future, sacrificare le presenti e le future per, teoricamente, forse, non sappiamo, risparmiare qualche vita umana, forse qualche, non tutte, perché la gente sta comunque morendo, bisogna vedere quanta sarebbe morta se... Adesso vedremo in Inghilterra quanti moriranno per. Poi è chiaro che questi numeri, i morti per, i morti con, le statistiche, sono tutte manipolabili dal dato, dal denominatore, dai denominatori. È chiaro che se io metto dentro i morti che sarebbero morti comunque, gli dico che sono morti per l'epidemia, è ovvio che aumenterò le percentuali, li diminuirò. Ma comunque, per fortuna, l'Istituto Superiore di Sanità ci dice quante persone muoiono generalmente in un anno, anche per le influenze comuni o in generale proprio, quanti moriamo. Bisogna vedere se c'è stato un incremento di morti l'anno prossimo, no? Alla fine della... questo lo sapremo l'anno prossimo, però c'è stata una scelta politica, delle nazioni fanno una scelta, altre ne fanno altre, ma quello che voglio chiedere a Valerio e quello che chiederei a qualunque statista o qualunque persona voglia criticare o fare lo statista, perché questo è il punto, perché fare i burocrati è un conto, fare, diciamo, la bassa politica di opposizione o di protesta è un conto, fare gli statisti è un altro conto, è una cosa differente, fare gli economisti veri, come ci ha insegnato poco fa Valerio con questa sua lezione di economia europea che ha fatto poc'anzi qui a Radio Radio, è un altro discorso. E allora io dico, i nostri politici hanno fatto una scelta ben precisa, cioè quella di uccidere l'economia, distruggere ovviamente l'economia presente e futura delle generazioni future per tentare di salvare qualche vita ora. Ora poi alla fine dell'anno vediamo se questo è riuscito o se non è riuscito, va bene? Facendo il conto con gli altri anni, facendo il conto con tutto quello che è già successo, perché il politico, lo statista, guarda il futuro, guarda i numeri di grande scala, non guarda l'emotività che viene da un posto dove magari purtroppo per motivi X si sono verificati un numero importante, non guarda le pagine dei necrologi dell'Eco di Bergamo che sono aumentate di 10 pagine, grazie, se c'è un ospedale pieno di malati oncologici, ma se c'è un ospedale pieno di malati oncologici,
e ci sono 500 persone che si riversano dentro con un'epidemia in corso, anche di una semplice influenza, e gliela attacchi ai medici e gliela attacchi poi ai malati, quelli muoiono tutti. È chiaro che ci sarà un incremento. Poi bisognerà capire dopo perché c'è stato questo troiaio, come dicono in Toscana. Dovremmo capirlo dopo. Adesso l'emotività ci dice che è colpa del virus. Però vediamo, non lo sappiamo. C'è chi dice no, come diceva Vasco Rossi. C'è chi dice no, c'è chi dice attenzione che è un grande abbaglio, non fate casino. E mentre invece noi lo stiamo facendo. Ma questo è un dibattito. Comunque, tu prima mi vedevi, non stavo giocando, ma stavo guardando dei grafici. No, lo so, delle no, io dicevo che quello era un gioco. No, ma comunque. Aspetta, non mi interessa. Scusa, finisco. Allora, detto questo, Valerio, scusami. Allora, la domanda è: noi abbiamo fatto una scelta politica. Una scelta politica di seguire quella parte della scienza. Quella parte della scienza che non è una parte unica, non è neanche la maggioritaria, è una parte che oggi ha grande risalto nei media nazionali, grande risalto nel mainstream, ma non è l'unica versione scientifica. Abbiamo scelto quella cosa. Ma la domanda è: ce lo potevamo permettere? Cioè, i danni che ci saranno, anche in termini di vite umane, di qualità della vita, di future generazioni, ci poteva permettere questo? Domanda 1. E domanda 2, poi chiudiamo, e domanda 2 è: ma ci sarà una ricetta per venirne fuori? È ancora possibile farlo? Per quanto riguarda la prima domanda, ce lo potevamo permettere? Io la vedo in modo diverso, perdonami Fabio. Cioè, prego. Se un medico mi dice una certa cosa, e tra l'altro io sento un silenzio assordante dell'ordine dei medici, perché sento parlare i virologi vari, eccetera, mi piacerebbe ascoltare la presa ufficiale dell'ordine dei medici italiani, perché mi va bene che parlino i politici, ma in questo momento io vorrei ascoltare come cittadino la posizione ufficiale della medicina italiana. Dopodiché un politico si inchina, sta zitto e fa quello che dicono i medici. Ma quella non può esserci, Valerio, non ci può essere. Perché c'è una regola fondamentale della finanza che dice: quando ci sono i morti, l'economia tace. Quando ci sono i malati, i bilanci si mettono da parte. Quando c'è un'esigenza di carattere superiore, attenzione, giusta, sbagliata, io non sono un medico, non lo posso dire, io mi fermo. Ce lo potevamo permettere? La risposta è: come se lo possono permettere tutti. E io voglio, ritorno a fare una domanda, ma scusate, se la Germania fa 550 miliardi, l'Inghilterra 430, la Francia 350, la Spagna 200, noi facciamo 25 miliardi e bella ciao? Questa è la risposta alla tua domanda. Ma per fare questo il cielo possiamo permettere? E ti rispondo alla seconda domanda, le mie proposte. Proposte immediate, 4 cose da fare. Proposte subito dopo, altre 4 cose da fare. Proposte immediate che fa uno Stato serio. Punto 1. Solidarietà immediata, sonante, a tutti quelli che perdono posti di lavoro e a tutti quelli che perdono, compreso gli imprenditori, il loro lavoro. Perché i piccoli imprenditori, le partite IVA, non si aiutano con un provvedimento che li piglia per il culo, come quello che è uscito, ma qui si sbattono 20-25 miliardi subito per darli nelle loro tasche, nella gente, nelle tasche della gente, stampando moneta. Punto 1. Come si fa lo dico subito dopo. 2. Piano di investimenti pubblici. Bisogna dire, nell'arco degli ultimi 20 anni siamo stati degli imbecilli, perché come ho spiegato nelle precedenti puntate abbiamo tagliato la sanità, gli ingegneri, i medici e gli infermieri, adesso ci rimettiamo a spendere. Piano di investimenti nelle opere pubbliche, piano di investimenti nella sanità, parlo di centinaia di miliardi. 3. Si può fare solo coi titoli di Stato, cioè in questo momento non c'è altra strada, e allora a questo punto ci vuole una banca centrale che li compri senza se e senza ma, perché noi siamo un paese fondatore di questa roba che si chiama Unione Europea. 4. Nel frattempo si possono fare quelle cose per le quali mi prendevano in giro, se tu ti ricordi, un anno scorso, quando io dicevo i mini bot sono una buona idea, certo. La moneta fiscale sono una buona idea. Quelle cose lì nel frattempo le facciamo, perché in attesa di fare le cose più importanti facciamo le cose meno importanti, ma che adesso sarebbero state molto utili. Queste sono le 4 manovre immediate. Le 4 manovre che vanno fatte subito dopo, politicamente, sono: 1. Modifica dell'articolo 123 del TFUE, cioè della regola che stabilisce la indipendenza dalla banca centrale e dalla politica. Io non posso permettere che una signora come la Lagarde non sia rimovibile dopo che ha fatto quelle dichiarazioni.
la Banca Centrale Europea deve rispondere alla politica, perché la politica siamo noi, siamo i cittadini, e soltanto pigliando per il culo i cittadini, parlando dell'indipendenza della Banca Centrale. Cosa vuol dire indipendenza della Banca Centrale dalla politica? Vuol dire che è dipendente dal potere finanziario, che non è quello che voglio. Punto numero due delle azioni a medio termine: abolire il MES, che è una conseguenza, perché se tu hai una Banca Centrale Europea che fa il suo mestiere, il MES non serve assolutamente a niente, quindi quella roba lì va bloccata immediatamente. Punto numero tre: stanno cadendo tutte le loro menzogne. Per esempio, l'Unione Europea si basava su confini aperti per tutti. Che cosa hanno fatto immediatamente? Tutti hanno chiuso i confini. Si basava su delle regole: 3% del deficit PIL, 60% del debito PIL. Le regole di Maastricht abolite, quelle cagate fatte nel 1992 per colpire l'Italia, per fare la deindustrializzazione dell'Italia, via. Punto numero 4, l'obiettivo chiaro che va messo assolutamente si chiama piena occupazione. Quello è l'obiettivo di una politica economica, non il controllo dei tassi di cambio, non il controllo dei tassi di interesse, non il controllo dell'inflazione, ma dare posti di lavoro a tutti. Questi sono i principi fondamentali di una roba che si chiama economia umanistica, che io mi propongo di abolire l'economia capitalistica perché ha fatto il suo tempo. Queste sono le mie proposte. Valerio, credo che nei prossimi giorni dovremmo risentirci, perché questo discorso non si può chiudere qui. Sono le 12:08, abbiamo già sforato, abbiamo rubato tempo a Stefano e agli altri rubriche, però è importante quello che tu hai detto, è importante quello che stiamo dicendo, ma non lo possiamo esaurire qui, quindi ti romperemo le scatole ancora. Grazie, grazie per il tuo contributo enorme, grazie. Grazie, grazie. Buongiorno, grazie. Grazie.